Jonathan, buongiorno. Guarda il mio sorriso. Questa mattina non ci siamo proprio riusciti a dormire, siamo usciti presto e guarda un po' che cosa abbiamo fatto. Col telefonino abbiamo ripreso un po'. Siamo all'Elba, con esattezza a Marciana Marina. Francesco Ricci e Marco Ricci. Bene, che cosa si va a fare? Si cambia totalmente tecnica, totalmente si riparte nuovamente. Sì. Oggi andiamo a fare tecniche verticali in Cicu e poi un'altra tecnica che ti faccio vedere dopo. La faremo vedere direttamente nel filmato, non te la dico nemmeno a te. Quindi parte una nuova giornata, sì. Una nuova avventura, per cui come si fa? Marco, abbiamo raggiunto il nostro posto di pesca, da quello che ho capito. Sì. Come iniziamo, come strutturiamo questa pescata? Niente, ora ho diversi spot qui che si aggirano intorno ai 70-80 metri di profondità e proviamo varie grammature, vari colori di incico e cose varie. E niente, ora guardiamo un attimo come va la corrente, c'è un po' di venterello che ci scaroccia leggermente, ma è abbastanza pescabile, quindi... Ora guardiamo. Ho visto che papà sta iniziando a preparare un po' di... Sì, lui prepara le striscioline perché comunque va innescato per dare un po' di odore. Francesco, io sono già pronto con l'incicu. Dicono che le tue striscette sono formidabili. Anche di più. Bene. E chiaramente oltre la visibilità hanno bisogno anche di sentire l'odore, che Toto, pur congelato che sia, però attira le eventuali prede. Dovete sapere che poi all'Elba i totani sono i calamari, eh? Totani sono calamari, sì. Pronti per la prima cala. Siamo su una batimetrica di 74 metri. Basta arrivare sul fondo e far giocare le nostre esche a ridosso del fondo. Faremo battere varie volte l'incicu a terra. Intanto ci teniamo su con i motori. Stiamo pescando con questa canna con un rotante. Con la incicu è una canna da 1,96 che gestisce piombi che vanno da 100 a 200 grammi. Arriviamo sul fondo e alziamo un pochino, facciamo ribattere a terra. Questa è l'Italcanna Slow Pitch, una canna leggermente più morbida e anche un pochettino più lunga rispetto a quella con cui sta pescando Raffaele. E si può utilizzare da 90 a 150 grammi di peso e ha un drag di 3-4 kg di margine di frizione. E si usa, ora lo utilizzo montata con i rotanti, però c'è anche la versione per il bobina fissa. Montaggio questa in spiralato. Ora abbiamo fatto una passata vicino allo scoglio, leggermente sopra corrente. Ora ci ricaliamo un pochino più precisi, perché questa pesca bisogna essere precisi proprio sulla marcatura del pesce. Deve mangiare appena arriva sul fondo. Quindi ora risalgo, mi rimetto diciamo in posizione corretta, mixando il GPS e lo scandaglio a seconda della corrente e di dove sono i pesci. Ora abbiamo una risalita e in teoria sopra corrente ci dovrebbero essere i pesci e quindi un po' di marcatura è quella che ci interessa. Non c'è segnali di predatori grossi, però per insidiare gli scorfani spesso questo è più che sufficiente. Io come Francesco sto pescando con il modello incicu, una canna lunga 1,96, io con il rotante, lui con il fisso. Il range di potenza va da 100 a 200 grammi, una canna molto leggera, studiata per le tecniche in particolare e soprattutto per l'incicu. Infatti non è molto morbida, ma abbastanza sensibile come canna.
qualcosa qui secondo me si prende, c'è una marcatura interessante. Non ho visto predatori singoli grossi, però un po' di mangianza c'è. Marco, qual è la nostra azione di pesca? Facciamo cadere l'incico sul fondo e poi? Cerchiamo di essere precisi proprio sulla marcatura, sullo scoglio. E poi, in teoria, se c'è il pesce dovrebbe mangiare quasi subito. Altrimenti lo muoviamo un pochino, lo alziamo, lo abbassiamo, lo facciamo un pochino lavorare, diciamo. Eccolo, 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 eccolo. Appena arrivato a terra, dopo due giri. Non dovrebbe essere proprio piccolo. Eh sì. Eccolo. Slow pitch in azione. Marco, l'innesco di papà comunque funziona, eh? Capponcello, eh? Capponcello, dai. Uno scorfano. Un capponcello, ma la taglia che cerchiamo è un po' più grossa. Ora vediamo di prendere quello un pochino più grande. Tu che sei un grande cuoco, che facciamo un sughettino questo subito, stasera. Piccolo cambio di programma, abbiamo marcato 3-4 dentici, quindi io sempre in verticale con la gomma, mentre Marco vi fa vedere che cosa sta facendo. Allora, sto innescando un calamaro vivo, ho fatto un terminale da traina col vivo e l'ho attaccato al nostro incicu. E proviamo questo esperimento. Dovrebbe essere un bel cappone, ho sentito una mangiata tipica sua, poi vedo che non combatte, è solamente pesante. Retino? Retina, me lo va che è grosso. Per sicurezza. Eccolo qua. Abbiamo preso un bel capponcello, come lo chiamiamo noi, che sarebbe lo scorfano rosso. Preda tipica per questa tecnica di pesca, è quella diciamo più frequente e anche più ambita, perché a me piace, quindi... Lo ricerco appositamente. E niente, ora lo slamiamo e ne proviamo a prendere un altro. È un altro scorfano, che era lì vicino. Facciamo un po' il punto della situazione. Abbiamo provato su almeno 4-5 spot di Marco. E qualche scorfano l'abbiamo catturato, qualche pesce è stato anche slamato. Io ho slamato probabilmente un San Pietro. E adesso Marco... Ha preso una bella murena. Ha preso una bella murena, cattura insolita, Marco. Davvero, poi a questa profondità qui... Guarda me. Sembrava uno scorfano invece. Francesco c'è, Francesco c'è.
Eccolo qua. Abbiamo capito che questa pesca è la pesca dello scorfano. Appena calato il pesce ha mangiato subito e è stato anche abbastanza aggressivo. Ora vediamo cos'è, probabilmente una tannuta, non di grossa taglia, però quasi sicuramente è quel tipo di pesce lì. No, un parago invece, no? Un bel parago di taglia, già discreta. Beh, bello. Un pesce diverso, un'altra tipologia di pesci che possono essere catturati con questa tecnica. E vediamo se ce ne sono altri. Raffaele, ho calato l'incicu col calamaro vivo perché ho visto una marcatura d'un dentice, vediamo se tante volte ci dà questa botta di fortuna. Marco, vogliamo fornire qualche informazione tecnica sul diametro del multifibra, lunghezza del terminale? E magari connessione tra lenza madre, quindi multifibra, e leader davanti? Sì, è molto semplice. Io in bobina utilizzo un trecciato sui 30, che va dai 20 alle 30 libbre, anche 40 a seconda del tipo di predatore che si vuole insidiare, e terminali dallo 0,50 al 0,60 uniti con il classico coccò di giunzione. Un 3-4 metri di terminale e un moschettone dove si aggancia il piombo e l'artificiale, diciamo. Sì, praticamente io vado sul fondo, poi alzo un pochino. Ora qualche tocchettino ho sentito sul calamaro vivo, probabilmente le tannute lo infastidiscono e probabilmente me lo ammazzeranno, quindi ora sto un po' più sul fermo vicino al fondo, sperando che ci sia un predatore un po' più importante intorno. Vedi, c'è delle piccole mangiatine. Potrebbe arrivasse un dentice ora. Si sta pescando su un fondale di 80 metri, la canna è molto sensibile, sente anche la piccola vibrazione. E adesso ho un calamaro vivo attaccato a un piombo da 200 grammi e le tannute me lo stanno uccidendo praticamente. Un pochino, un praietto. Questo è un praio invece. Eccolo qua. Questo. Marco, il cambio di programma ha dato i suoi frutti. Sì, un bel praio, un bel praietto di taglia giusta, dai. Ora vediamo se ci sono gli altri, perché qualche marcatura interessante c'è. Prima si stava pescando con degli inneschi e con degli ami un po' più voluminosi. Gli ami tipici per la traina col vivo. Invece ci siamo accorti che su questo punto Marco ha catturato due pagri, quindi pesci dall'apparato boccale un po' più piccolo. Abbiamo sostituito gli ami e inneschiamo nuovamente dei pezzettini un po' più sottili di calamaro. Giri abbastanza corti, quindi 1, 2 e 3. Facciamo lo stesso sull'altro amo. Abbiamo il nostro terminale, una perlina per evitare che si possa rompere il primo anello della canna, moschettone, il nostro piombo, poi un piccolo assist con una piccola seppia, un calamaro, andrebbe bene anche un semplice octopus abbastanza lungo, e due ami che cadono sfalsati, uno un po' più alto e uno un po' più basso. La scelta di sostituire gli ami ha pagato subito, infatti appena siamo arrivati a terra ci ha attaccato, probabilmente o è un altro pagro o è una tanuta, da come combatte sicuramente.
È uno scorfano, questo sì. Che bello questo, bello bello. Grande Marco. Grande. Marco, con queste cannine che dici? Si diverte, si diverte, sì. Strano che non l'ha preso il mio babbo uno così grosso, di solito li prende sempre lui. Che guidavo io, brodo. Francesco, la sagra dello scorfano. Vai. Eccolo qua. Marco, bellissima giornata di pesca. Devo dire che con te e col tuo papà non si sbaglia mai. Qui all'Elba siete veramente imbattibili. Bei pesci, ovviamente con una tecnica particolare, una tecnica che dove si insidia principalmente questa tipologia di pesce, ma qualcosa di differente che oggi forse è mancato, tipo qualche stampede, ma probabilmente abbiamo slamato. Non so, vuoi aggiungere qualcosa? Ma la tecnica è mirata a questo tipo di pesce, quindi abbiamo cercato e trovato questi, che oltretutto oltre a essere una bella preda dal punto di vista visivo, è anche buona a tavola, quindi ce la gusteremo insieme sicuramente. Bene, Marco, io non ho nient'altro da aggiungere se non quello di ringraziare te e il tuo papà per queste giornate passate insieme. Questa sicuramente non è l'ultima, sicuramente realizzeremo ancora tanto insieme. Un saluto a tutti voi e appuntamento alla prossima avventura di Qui come si fa. Ciao a tutti, ciao a tutti, grazie a te Raffaele. Spegni questa luce, filmato, spegni, è finito. È finito, è finito. Lasciaci pescare.